Cari spettatori, buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Question Time. Quest'oggi mi trovo nell'ufficio di Andrea Leo, che è qui con me. Buonasera. Buonasera a tutti. Past President della FIMA, l'associazione di categoria degli agenti immobiliari. Sotto il suo mandato è stato effettuato uno studio molto approfondito sulle esigenze degli studenti e dei lavoratori universitari della nostra città. Perché parliamo di questo argomento? Perché da qualche settimana le polemiche a livello nazionale per il costo degli affitti davvero elevato si sta facendo sentire e si sono moltiplicate. Prima qualche protesta a Milano e poi è dilagata in varie altre città italiane. È emerso che anche Novara non è messa bene, quindi siamo andati a riprendere con lei questo studio che era stato realizzato con Geopo, l'Università del Piemonte Orientale, nel 2019. E già qualcosa era emerso, se non sbaglio. Allora, già all'epoca avevamo capito, ci eravamo resi conto che la nostra università stava crescendo in maniera esponenziale e la città non sarebbe stata in grado di tenere il tempo e il ritmo. Un motivo di orgoglio sicuramente per tutti che l'università continui a crescere e a produrre cervelli, quindi menti che possano in qualche modo poi ritrovare nel nostro paese, speriamo, lavoro e creare, senza andare all'estero, e creare ricchezza, però a queste persone, a questi giovani è importante anche dare una risposta per quello che sono le esigenze che hanno, che non sono poi eccezionali e chiedono semplicemente di poter trovare un alloggio dignitoso in cui vivere nel periodo del triennio e poi della magistrale e di avere dei servizi per poter trascorrere il proprio tempo libero. Quindi con l'aiuto dei ragazzi di Geupo all'epoca riuscimmo a tracciare su quello che era il numero di iscritti, mi ricordo 8.000, poco più di 8.000 iscrizioni universitarie, quasi il 60%, quindi riuscimmo a raccogliere e a tracciare un campione del 60% che rispose in maniera molto precisa alle nostre domande. Quali erano le domande? In pratica si parlava e ci si incentrava sulle esigenze degli studenti, quindi le esigenze abitative. Ma perché già nel 2019 c'erano delle problematiche, quelle che ritroviamo oggi? Allora, ricevevamo telefonate, tutte le agenzie immobiliari ricevono telefonate di studenti, i genitori degli studenti che affannati poco prima della partenza dell'anno accademico cercavano una stanza, un'abitazione monolocale, bilocale e non riuscivano a trovarlo, quindi arrivavano poi sollecitazioni da parte di amici, no? Perché poi la persona cercava sul territorio un punto di riferimento, sì, per riuscire a trovare, a scovare, era proprio una caccia al tesoro. Oggi è diventata veramente molto più che una caccia al tesoro, quindi quasi un'utopia, una sistemazione. Io mi sono trovato più volte persone, genitori di ragazzi che mi hanno telefonato ringraziandomi della collaborazione, ma dicendomi che poi il figlio aveva deciso per altre sedi perché a Novara non era riuscito a trovare una sistemazione. E questo, secondo me, queste le premesse preoccupanti per la partenza e la realizzazione di questa ricerca. Esatto, allora a quel punto io intervenni con il mio consiglio, convocammo i rappresentanti di questa associazione no profit, si chiama Geupo, in università, che capirono immediatamente l'importanza di questa iniziativa e mi diedero una mano, Andrea Baiardi, all'epoca presidente, e poi Edoardo Ceffa. Capimmo subito che insomma, su un campione di quasi 4.000 Google Form che ci sono arrivati, il 46% era proveniente dall'Interland e solo il 12% erano studenti novaresi. Quindi sul 100% del campione tracciato, pochissimi erano della nostra della città. Il 25% arrivava da città oltre i 50 km e il 16% dai 100 km in su. Capisci benissimo
Giovanni, che diventa molto complicato per un ragazzo che deve fare il pendolare, riuscire a rendere a livello scolastico e a vivere un percorso universitario che lo porti poi a terminare gli studi in maniera diciamo efficace, no? Con degli ottimi risultati come vorrebbero poi riuscire ad avere, mettendoci il massimo dell'impegno. Poi questi ragazzi devono anche poter vivere. Certo, ma lei ha detto, lì era drammatico, parliamo del 2019 e rimarchiamolo, unica ricerca in questo senso e su questo argomento che è stata realizzata, poi è arrivata la pandemia, quindi per forza di cose non è stato approfondito questo argomento, che però oggi ritorna e ritorna ancora più aggravato, perché lei ha usato una parola, oggi è un utopia. Se prima era difficile, oggi è un'utopia. Allora, all'epoca gli studenti erano poco più di 8.000, nel frattempo dal 2019 ad oggi il numero degli iscritti alla nostra università è cresciuto ancora di più. Sì. E poi si è inserito un fenomeno che è quello delle locazioni brevi, che ha eroso in maniera importante la disponibilità di alloggi per il medio-lungo termine nel mercato delle locazioni. Quindi da una parte sono cresciuti gli iscritti in università in maniera importante, e dall'altra viene a mancare la materia prima, vengono a mancare i posti letto. Certo. E parte poi l'effetto speculativo, perché quei pochi posti letto, che siano posti letto in condivisione in unità immobiliari o monolocali o bilocali, queste sono diciamo le tipologie più ricercate, quei pochi che ci sono, i proprietari si rendono conto della situazione e cominciano a alzare 50 euro al mese, 100 euro al mese, iniziano ad aumentare quello che possono essere i costi proprio relativamente al singolo posto letto anche in condivisione negli appartamenti, portando i ragazzi a dover cercare casa fuori da quello che è il contesto, diciamo, nella zona di comfort, vicino a quello che sono le sedi universitarie, perché i ragazzi non è che vengono qui tutti in macchina, certo, vogliono muoversi a piedi, in bicicletta, e quindi non è che possono andare a vivere a distanze impossibili, no? Quindi sta emergendo il secondo problema, vale a dire, il primo problema, immobili non ce ne sono, il secondo problema, quelli che ci sono hanno dei costi esorbitanti, insostenibili. Da qui era partita poi la protesta a Milano, cioè i costi davvero insostenibili per una città che già ha un costo della vita elevato, a cui si aggiunge ovviamente anche quello della casa. Quindi a oggi siamo già al secondo problema, il costo elevato. Cosa si può fare però? Perché immagino che non si possa costruire dall'oggi al domani. C'è un piano regolatore della città da rispettare, è difficile, perché comunque immagino anche che lo stesso problema ci sia sulle case comunque per l'affitto e la vendita tradizionali, quindi escludendo il problema di cui stiamo parlando degli studenti, cioè anche immobili. Oggi gli immobili scarseggiano da acquistare o da affittare, quindi è un problema comunque evidente che è difficile risolvere nel breve. Allora, intanto i tempi di costruzione chiaramente sono lunghi, no? Quindi per poter realizzare nuovi manufatti con le caratteristiche che tra l'altro abbiamo tracciato nel nostro report nel 2020, perché è stato poi pubblicato, messo a disposizione della municipalità, e abbiamo individuato appunto nelle tipologie proprio condivise, quindi trilocali, quadrilocali, per poter condividere le stanze, ma poi tantissimi studenti avevano dato indicazione di volere appartamenti singoli, quindi monobilocali, quindi queste sono le tipologie più richieste, che per poter essere realizzate necessitano di tempi di lavorazione lunghi, che non ci vanno a risolvere il problema che è oggi. E quindi poi comunque questo problema è un déjà vu, perché noi a Novara arriviamo con una crescita esponenziale dell'università che ricopia quello che è successo in altre città universitarie nel passato, dove questi problemi sono già stati vissuti, quindi nessuno, non c'è nulla di nuovo. Di nuovo. Ripetiamo quello che sono le esperienze che sono già accadute in altre situazioni. Avremmo dovuto insistere di più probabilmente e cercare di essere tutti più lungimiranti nel credere
in questo progetto e gli investitori indirizzare una parte delle proprie risorse nella realizzazione di contesti abitativi adatti per questa categoria di persone. Ci sono a Novara in procinto di realizzazione, da quello che so, dei campus universitari. Spero che vengano realizzati nel più breve tempo possibile, perché il campus universitario non è semplicemente la camera da letto, ma è un luogo in cui lo studente può studiare, condividere in spazi di co-working anche esperienze magari di studio e analisi, dove poi nascono, perché le start-up di cui si parla molto nascono da quello che sono i processi post, anche durante il periodo universitario. Sono, certo, ragazzi che fanno l'università, che hanno, diciamo, questi colpi di genio e progetti, inventano idee, e realizzano dei progetti, sì, che poi tanti, per carità, è la percentuale di aborto di questi progetti è altissima, ma quelli che poi partono sono eccezionali, sì, e gli italiani da questo punto di vista hanno un estro che è riconosciuto in tutto il mondo. Quindi il fatto che i campus universitari abbiano anche spazi di condivisione per poter studiare, magari anche per potersi conservare, per poter lavorare su quello che è la propria, sì, forma fisica, quindi le palestre, sì, spazi per potersi allenare e tenersi in forma, perché un giovane è quello, cerca, non cerca nulla che vada a, diciamo, nella direzione del lusso o dell'estremo, cerca la normalità, quindi poter fare sport, poter condividere i momenti di studio, i momenti di analisi magari di progetti su cui si vuole lavorare insieme per confrontarsi. Sono poche le cose, perché poi i locali in Novara stanno crescendo, perché chiaramente lo vediamo. Io mi ricordo che quando ho iniziato a fare questo lavoro, i proprietari dell'immobile in centro, la prima cosa che mi dicevano era no bar, no ristorante. Oggi basta fare un giro in centro storico per renderci conto che chiudono quello che erano le attività classiche che abbiamo sempre visto nel quadrilatero dello struscio, della passeggiata, sì, e aprono. Ci sono più attività ricettive. Esatto, perché? Perché c'è più domanda. Senta, quindi mi ha anticipato un'altra domanda, perché abbiamo letto in questi giorni anche l'accusa alla città di non essere a misura di giovani, a misura di studenti universitari. Hanno delle esigenze, studiano di giorno, vogliono divertirsi magari la sera, distrarsi, e lei mi ha già anticipato che quindi comunque la città si sta adeguando. Beh, chiaramente non può una città come la nostra adeguarsi da un anno con l'altro. C'è un periodo di lavorazione, bisogna prima metabolizzare e capire, quindi serve in questo momento, secondo me, aprire un dialogo come fecimo noi nel 2019 con gli studenti, per raccogliere quelle che possono essere, diciamo, le tracce, quindi le desiderate degli studenti in maniera, diciamo, scientifica, senza basarsi su quello che può essere il sentiment del singolo intervistato, che chiaramente dà una risposta che all'opinione pubblica in quel momento colpisce, perché il media in quel momento deve fare audience e quindi, certo, si spara, recepisce quello, recepisce basta. Quello. No, bisogna tracciare effettivamente un dato che sia condiviso da un numero di ragazzi, di studenti più alto possibile, perché a quel punto la città, dal punto di vista proprio di amministrazione pubblica, in concerto con quello che possono essere anche gli imprenditori privati, possono mettere in campo per andare a creare dei servizi che vadano poi a soddisfare queste esigenze. Quindi tutti insieme intorno a un tavolo, lei dice, amministratori, imprenditori, investitori e ovviamente l'università, che possa contribuire con un nuovo studio ad una nuova visione della nostra città. Le chiedo, se un nostro spettatore in questo momento avesse un trilocale libero, cosa dovrebbe fare a questo punto? Adeguarne gli spazi e pensare ovviamente ad un affitto studentesco o il tradizionale affitto ad una famiglia? Allora, intanto il proprietario che ha un trilocale da affittare vuoto, se ce lo trova, ci fa una cortesia, per lei, anche perché ormai sono diventati irreperibili. Allora la diciamo questo appello. Siamo alla sentire caccia di proprietari che hanno immobili da affittare, che in qualche modo possono, ai quali possiamo dare un consiglio. Certo. C'è un altro tema, sono arrivate anche tante aziende in questo periodo a Novara, il comparto della moda, no? Basta muoversi con la macchina moda per rendersi conto di come la nostra città sta cambiando pelle.
La interrompo, proprio la settimana scorsa è stato inaugurato il più grande hub d'Europa di FedEx, proprio alle porte di Novara. Quindi arrivano figure che hanno delle referenze sicuramente più alte a livello reddituale dello studente che ha come garante il genitore, che magari vanno ad abitare da soli in questi appartamenti e i proprietari di casa prediligono magari scegliere, optare per il lavoratore più che per lo studente. Quindi io credo che sia proprio importante puntare, è inutile andare a fare la caccia al tesoro per andare a sensibilizzare il singolo utente che ha un trilocale, che può farne due camere da letto, farlo trasformare in un quadrilocale per fare tre posti letto. Bisogna andare a creare in maniera strutturale delle situazioni adatte per lo studente, e questo lo può fare solo l'amministrazione con un progetto che coinvolga sia risorse pubbliche per quello che possono essere i campus universitari con finanziamenti PNRR, quindi situazioni di questo tipo, oppure pubblico-privato, quindi cercando di organizzare delle joint venture che permettano anche agli investitori di poter avere una redditività sufficiente a realizzare questi manufatti, che comunque vengono realizzati con profitti sufficienti a poter sostenere piani finanziari atti alla realizzazione di questi manufatti, quindi certo. in tutta Italia. Quindi basta partire, bisogna dare una forte accelerazione perché il problema c'è, e sì. Perdere studenti perché arrivano a Novara, cercano Novara perché l'università, la nostra università ormai a livello nazionale ha una qualità riconosciuta ovunque, no? Per quello che sono, diciamo, le materie che vengono trattate. Sì. Quindi c'è un livello molto alto, è un'università ambita, è molto ben gestita, e allora i ragazzi arrivano, la cercano, vogliono iscriversi, poi devono dormire, non trovano la casa e vanno da un'altra parte. Questo è uno è davvero uno spreco, come stavo dicendo, perché mi ricordo che in un'altra intervista lei diceva puntare su questi giovani significa proprio far crescere la nostra città, perché poi questi giovani rimarranno molto probabilmente a Novara, quindi qui costruiranno la propria famiglia, rimarranno qui con la loro professionalità, magari costruendo e installando nuove attività commerciali. E tutto questo ovviamente andrebbe perso se loro decidessero di andare altrove. Il campione che abbiamo tracciato va dai 18 ai 30 anni. È la fascia di età dove una persona fa crescere, coltiva un rapporto d'amore con un'altra persona, con un altro individuo. Quindi nascono le famiglie, nascono i nuclei familiari, e nel momento in cui questo, diciamo, seme viene piantato sul nostro territorio, la pianta poi molto probabilmente cresce qui, difficilmente si sposta. Altrove. Una percentuale di questi studenti rimarrà a Novara, ed è un peccato perderli o ridurre questa percentuale perché per i problemi che ci siamo detti. Quindi non è solo la perdita di una matricola iscritta all'università, ma dal percorso universitario nascono anche dei fenomeni che poi si tramutano, come stavamo dicendo, in un percorso di vita molto più lungo. Quindi perché non far mettere le radici a queste persone, a questi ragazzi, in una città comunque a misura d'uomo, sì, che può dare soddisfazioni sotto tanti punti di vista, e in una posizione che può permettere poi a questi ragazzi di poter lavorare ovunque, perché tanto ormai oggi la concezione, certo, del lavoro con lo smart working, abbiamo scoperto che non è più necessario dover prendere il treno tutti i giorni per raggiungere l'ufficio. Infatti. No, quindi si può impiantare un'attività a Novara e lavorare a distanza, però vivendo la città e rimanendo qui, arricchendo la città non solo dal punto di vista economico, perché si va e si frequentano le attività commerciali, ma da un punto di vista proprio culturale.
Una città che dunque deve saper intercettare tutte queste esigenze. Ci riaggiorneremo più avanti per capire se effettivamente così è stato. Intanto la ringrazio per le sue delucidazioni, per averci aiutato a comprendere di più questo fenomeno, ancora di più nel dettaglio. Grazie Andrea Leo, Past President FIMA, e grazie a tutti voi. L'appuntamento con il TG Question Time è fissato per la prossima settimana. Parleremo ancora di economia. Arrivederci. Buonasera a tutti.